Il tema che voglio investigare con voi questa sera è quello che considero essere il processo culturale più importante della storia dell'Italia repubblicana. Però questo processo culturale nel quale siamo immersi, noi non riusciamo a vederlo, perché noi umani siamo fatti così. Quando siamo coinvolti in un grosso processo di trasformazione culturale, noi siamo impegnati soprattutto a risolvere problemi pratici, anziché cercare di affrontare il problema dal punto di vista intellettuale. È semplicemente che noi umani funzioniamo così. Qual è questo processo culturale che voglio investigare con voi questa sera? È il processo di sostituzione della cultura della pace con la cultura della guerra. Voglio innanzitutto descrivere questo fenomeno, l'attacco alla cultura della pace in Italia oggi, e poi voglio spiegarlo, che è il lavoro che noi scienziati sociali facciamo, prevalentemente noi scienziati sociali, descriviamo e spieghiamo. Ora, per quanto riguarda la prima parte di questo mio intervento, la descrizione è molto semplice. Scoppiata la guerra in Ucraina il 24 febbraio 2022, il Corriere della Sera, la Repubblica, la Stampa, Libero, il Giornale, il Foglio, Zapping Radio Rai, Radio 24 e quasi tutti i media, i cosiddetti media dominanti, hanno iniziato ad attaccare violentemente i pacifisti, il movimento pacifista e la cultura pacifista. A partire dal 24 febbraio 2022, i pacifisti in Italia sono stati derisi, in alcuni casi diffamati, insultati e bersagliati. Questa è la prima parte del mio intervento, la descrizione della situazione in cui noi ci troviamo. Un attacco violentissimo sotto il profilo culturale al movimento pacifista. E questo presenta innanzitutto un grande paradosso, perché attaccare la cultura della pace e attaccare i pacifisti significa attaccare la Costituzione italiana, perché la Costituzione italiana è una Costituzione che promuove la cultura della pace e che rende politicamente normali i pacifisti. Che cosa vuol dire essere politicamente normali in una società politica? Ciò che è normale e ciò che è patologico in una comunità umana, in una società politica, viene definito, almeno nelle nostre società, nella gran parte dei casi, dalla Costituzione. E con riferimento alla Costituzione italiana, che noi diciamo che è patologico essere neonazisti o essere fascisti, oggi però noi viviamo in un tempo in cui ci dicono che è patologico essere pacifisti. Qualcosa non torna, perché la Costituzione italiana normalizza il pacifismo e la cultura della pace. Quindi il lavoro che il Corriere della Sera, la Repubblica, la Stampa, Libero, il Giornale, il Foglio devono fare è un lavoro molto difficile, perché devono costruire un mondo che non esiste. Devono sostanzialmente inventare una storia in cui i pacifisti sono persone spregevoli, sono persone immorali. E qual è la strategia culturale che utilizzano questi quotidiani, tante trasmissioni televisive e trasmissioni radiofoniche? Siccome sono consapevoli che questo attacco culturale non può essere diretto, perché attaccare la cultura della pace significa attaccare la Costituzione, la strategia che utilizzano è il disconoscere l'esistenza dei pacifisti. Quindi questa strategia culturale riposa innanzitutto sulla creazione di un lessico specialistico, di un linguaggio specialistico. Nessuno parla dei pacifisti. I pacifisti sono soltanto o pacifinti o putiniani. I veri pacifisti non esistono per il Corriere della Sera, per la Repubblica, per la Stampa, Libero, il Giornale, il Foglio, eccetera, eccetera. Quindi la creazione
di un nuovo linguaggio per prendere il sopravvento sulle rappresentazioni collettive. Questa è la descrizione del tempo in cui viviamo. Veniamo adesso alla spiegazione, le cause. Come è possibile che il Corriere della Sera, la Repubblica, la Stampa, Libero, il Giornale, il Foglio, eccetera, eccetera, attacchino così violentemente coloro che si riconoscono, rispettano e cercano di promuovere i valori fondamentali della Costituzione italiana? Adesso io cercherò di spostarmi dal piano macrosociologico al piano microsociologico. Cercherò di mostrarvi come le grandi trasformazioni geopolitiche che hanno investito il mondo negli ultimi 30 anni abbiano influenzato il modo in cui i giornalisti del Corriere della Sera scriveranno questa sera gli articoli che usciranno domani. Quindi cercherò di mostrarvi questo collegamento, cioè le trasformazioni che hanno investito il mondo, trasformazioni geopolitiche negli ultimi 30 anni, e gli articoli scritti da Luciano Fontana, da Maurizio Molinari. Ora, questo violentissimo attacco contro il movimento pacifista ha una prima causa lontana, che è la caduta del muro di Berlino. Quando è caduto il muro di Berlino, nella società internazionale si sono liberate enormi quote di potere mondiale e gli Stati Uniti e la NATO, più in generale quello che io chiamo il blocco occidentale, si sono lanciati nell'arena internazionale per fare man bassa, per acquisire queste quote di potere mondiale rimaste libere a causa del crollo della Russia. Nel mio primo libro, che si intitola Ucraina, critica della politica internazionale, spiego che la Russia ha attraversato due grandi fasi. La prima la chiamo il periodo nero della Russia. Adesso non mi soffermo su questo, se no ci andrei troppo lontano, ma se foste interessati tutta la documentazione la trovate in questo mio primo libro. La Russia nel 1993 ha una terribile guerra civile che culmina con il bombardamento del Parlamento russo. Tra il 1994 e il 1996 la Russia perde la prima guerra cecena, perde la prima ma vincerà la seconda sotto Putin tra il 1999 e il 2009. Nell'agosto del 1998, anche come conseguenza dell'impoverimento causato dalla guerra in Cecenia, la Russia va in bancarotta. La Russia è in ginocchio, la Russia è semplicemente crollata. E la NATO approfitta di questo crollo per bombardare la Serbia nel marzo del 1999. La documentazione storica non lascia dubbi sull'opposizione feroce che Yeltsin oppose al bombardamento NATO della Serbia. Ora prestate attenzione, perché un po' alla volta io vi mostrerò che non esiste nel mondo nessuna alleanza che violi il diritto internazionale come le democrazie occidentali. Infatti il bombardamento NATO della Serbia è stato un bombardamento in violazione del diritto internazionale, e noi vedremo che la NATO nel 2011 bombarderà la Libia in violazione del diritto internazionale, che gli Stati Uniti nel 2003 invaderanno l'Iraq in violazione del diritto internazionale. Non c'è nessuna civiltà che negli ultimi 30 anni abbia violato il diritto internazionale come le democrazie occidentali guidate dagli Stati Uniti. Ora seguitemi, perché un po' alla volta arriveremo agli articoli del Corriere della Sera, perché questo è il mio obiettivo: legare il contesto macro con il contesto micro, se posso esprimermi in questo modo. E che cosa accade in questo tempo? Accade che l'Occidente si espande enormemente. E noi dobbiamo capire come questa espansione abbia avuto ripercussioni in Italia. Ebbene, la NATO viene fondata nel 1949 da 12 paesi. Oggi la NATO si compone di 32 stati, anzi in realtà 33, perché come vi mostrerò l'Ucraina è un membro di fatto della NATO. E questa espansione della NATO avviene proprio quando la Russia è in ginocchio. Infatti nel 1997, subito dopo la sconfitta della Russia in Cecenia e l'anno prima che la Russia vada in bancarotta, agosto 1998, la Albright avvia il processo di integrazione nella NATO di tre paesi:
che entreranno ufficialmente nella NATO nel 1999. Sono la Repubblica Ceca, l'Ungheria e la Polonia. Il Cremlino tuona contro questa manovra. La NATO nel 2004 ingloba altri 7 paesi. Io voglio mostrare, voglio porre davanti ai vostri occhi l'espansione del blocco occidentale, perché tutta la documentazione storica ci dice che oggi l'ordine internazionale è destabilizzato dall'espansione impressionante dell'Occidente. Nel 2004 la NATO assorbe l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Slovacchia, la Bulgaria, la Romania e anche la Slovenia. Siamo a 10 paesi tra il 1999 e il 2004. Il Corriere della Sera ha scritto molte volte che questi paesi sono entrati nella NATO perché avevano paura di essere invasi dalla Russia. È falso, semplicemente falso. Io ho compulsato la documentazione storica dell'epoca e non c'è traccia di questa paura da parte di quei paesi. E ho guardato anche i resoconti degli incontri tra l'allora segretaria generale della NATO e Putin e non c'è traccia di questa motivazione per l'ingresso di questi paesi. L'argomento principale all'epoca dei fatti nell'Occidente era che questi paesi dovessero essere assorbiti, per esempio nel 1999, per proteggerli dal crollo della Russia e dall'instabilità in cui, questo diceva la NATO, quei paesi sarebbero potuti precipitare a causa dell'instabilità della Russia. Io non mi soffermo su questo argomento perché l'ho trattato nel mio primo libro, appunto Ucraina, critica della politica internazionale. Mi limito a dire che non è così, è assolutamente falso che quei paesi siano entrati nel 1999 e nel 2004 nella NATO perché temevano di essere invasi dalla Russia. Non c'è traccia nella documentazione storica dell'epoca di questa motivazione. Questo quindi è il primo punto per capire l'Italia oggi, questa espansione impressionante della NATO che arriva ai confini della Russia. Il secondo elemento geopolitico di trasformazione della società internazionale che dobbiamo considerare per capire oggi l'attacco ai pacifisti in Italia è un altro fenomeno storico importantissimo: l'assorbimento dell'Unione Europea dentro la NATO. Dei 27 paesi che compongono l'Unione Europea, 23 fanno parte della NATO. Quindi noi dovremmo aspettarci, anche in base al principio maggioritario, che sia l'Unione Europea a dire alla NATO ciò che deve fare. E invece è vero esattamente il contrario, è la NATO, cioè la Casa Bianca, che dice all'Unione Europea quello che deve fare. Questi due elementi sono fondamentali per capire l'oggi, perché questa espansione impressionante del blocco occidentale ha precipitato l'Italia nelle guerre della NATO e nelle guerre degli Stati Uniti, tant'è vero che l'Italia viene precipitata in una missione di pace che in realtà è una missione di guerra in Afghanistan per 5 anni dal 2001 al 2006, e poi l'Italia dentro questo movimento espansivo dell'Occidente viene precipitato in un'altra missione di pace che in realtà è una missione di guerra tra il 2003 e il 2006, la missione italiana in Iraq. A questo punto il Corriere della Sera, la Repubblica, la Stampa, Libero, il Giornale, il Foglio, oggi, questi giornali sono i portavoce della Casa Bianca, fanno un lavoro molto semplice: diffondere la propaganda della Casa Bianca. Non è molto difficile comprendere perché questi giornali attacchino così violentemente il movimento pacifista e le cause per cui lo fanno. È un processo di egemonizzazione della cosiddetta stampa dominante in Italia da parte della Casa Bianca. Infatti, se voi fate un'analisi della documentazione scritta, vedrete che la propaganda della Casa Bianca viene riprodotta e diffusa in maniera fedelissima dal Corriere della Sera, la Repubblica, la Stampa, Libero, il Giornale, il Foglio e così via. Cioè, se voi fate l'analisi comparata dei documenti scritti, vedrete che questi documenti sono sovrapponibili. I documenti di propaganda della Casa Bianca, cioè l'interpretazione della guerra in Ucraina della Casa Bianca,
e l'interpretazione della guerra in Ucraina, del Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Libero, Il Giornale, Il Foglio, e chi più ne ha più ne metta. Il problema dunque è che noi andiamo verso un mondo di guerre e noi italiani dobbiamo essere precipitati in queste guerre. Il problema è che la nostra Costituzione ostacola la partecipazione dell'Italia alle guerre. E quindi in primo luogo c'è una battaglia nel dominio della cultura per convincere gli italiani che l'articolo 11 della Costituzione consenta al governo Meloni e prima ancora al governo Draghi di alimentare dall'esterno una guerra per procura per 2 anni e mezzo. Semplicemente l'articolo 11 della Costituzione non lo consente. Ma noi siamo stati talmente ubriacati dalla propaganda che ne abbiamo addirittura dei costituzionalisti che siedono ai vertici della Repubblica che sostengono che la Costituzione italiana consentirebbe al governo Meloni e prima ancora al governo Draghi di alimentare per 2 anni e mezzo una guerra per procura. Inoltre l'articolo 11 della Costituzione italiana non soltanto dice che l'Italia non può dirimere le controversie internazionali, che ripudia l'uso della guerra per dirimere le controversie internazionali, dice anche che quando scoppia una guerra, sostanzialmente dice questo, l'Italia deve precipitarsi a spegnere le guerre con la diplomazia, favorendo le organizzazioni di pace. E qual è stata la strategia anticostituzionale del governo Draghi e del governo Meloni? Questa strategia è basata su 2 pilastri. Il primo pilastro è l'esecrazione della diplomazia e il secondo pilastro è invio di armi all'infinito per la sconfitta della Russia sul campo. Tant'è vero che Paolo Gentiloni soltanto ieri ha dichiarato che l'Ucraina deve essere sostenuta, cioè che l'Italia deve inviare armi all'Ucraina per tutto il tempo necessario, perché come insegnano i grandi maestri del realismo politico, che con nostro grandissimo orgoglio sono italiani, Machiavelli, Gaetano Mosca, Robert Michels, Vilfredo Pareto, bisogna trovare delle formule politiche, bisogna trovare un lessico adeguato per nascondere la realtà. Quindi il lessico che noi utilizziamo è: noi inviamo armi per favorire la pace. All'inizio, quando è scoppiata la guerra, io dicevo: ma state scherzando, inviando le armi noi avremo una sirianizzazione della guerra e un'escalation sempre più grave. Ma tu non sei un pacifista, tu sei un corrotto, sei un maledetto, sei un venduto, sei in combutta con il Cremlino. I fatti sono andati esattamente come avevo previsto. Infatti quando è scoppiata la guerra io ho fatto una previsione sotto forma di regolarità empirica. Ho detto: per ogni proiettile della NATO che l'Ucraina lancerà contro la Russia lancerà 10 proiettili contro l'Ucraina, e tutti i dati che provengono dal campo mi hanno dato perfettamente ragione. Tant'è vero che ci sono delle testimonianze, le testimonianze dei generali ucraini, per esempio il generale che controlla il settore a sud, quindi anche il settore di Bakhmut, così testualmente: ci siamo ritirati da Avdiivka perché noi sparavamo un colpo d'artiglieria al giorno, i russi 10, eravamo in un rapporto di 1 a 10, sia nell'artiglieria, in alcuni casi anche nei soldati. Quindi io dissi: maggiore sarà la quantità di armi che noi invieremo, più la pace si allontanerà. Invece l'argomento del governo Draghi, pensate che gigantesca operazione di manipolazione dell'opinione pubblica. No! Se voi volete la pace, dobbiamo inviare tantissime armi per la sconfitta della Russia sul campo. La Costituzione italiana non consente di esecrare la diplomazia e non consente di alimentare le guerre per procura per 2 anni e mezzo, tanto più che sono guerre a rischio nucleare, ad alto rischio di una guerra nucleare. Esempi di esecrazione della diplomazia noi ne abbiamo moltissimi. Ad esempio c'è stato un G20, se ricordo bene, a dicembre 2023, in cui la Meloni si è rivolta a Putin e gli ha detto, Putin aveva a un certo punto fatto il suo intervento dicendo: a un certo punto noi dobbiamo trovare una soluzione a questa tragedia in Ucraina, per porre fine a questa tragedia. E Giorgia Meloni gli ha risposto: caro Presidente, se lei vuole porre fine alla guerra in Ucraina, fa subito, basta semplicemente che lei ritiri tutte le truppe dal territorio ucraino. Ora, che cosa significa politicamente questa frase? Significa: l'Italia persegue come obiettivo
quello di alimentare la guerra in Ucraina dall'esterno fino alla sconfitta della Russia, perché dire a Putin la soluzione diplomatica al conflitto è che tu accetti la resa senza condizioni è sostanzialmente violare l'articolo 11 della Costituzione italiana utilizzando un linguaggio che nasconda questa violazione. E questa è ancora la strategia del governo italiano, sconfiggere la Russia sul campo. No, semplicemente la Costituzione non consente di operare in questo modo. E allora se la Costituzione non lo consente, bisogna creare un mondo che non esiste. E per creare un mondo che non esiste, occorre costruire una macchina della propaganda spaventosa. E qui vengo a una delle tesi che espongo nei miei libri, e cioè che l'analisi dei documenti a nostra disposizione dice chiaramente che il sistema dell'informazione in Italia sulla politica internazionale è organizzato esattamente come nelle dittature. Ora, provate a immaginare quello che... proviamo a pensare quello che fanno i giornalisti russi. I conduttori televisivi della Russia che cosa fanno? Dicono che tutta la ragione è dalla parte di Putin e tutti i torti sono dalla parte della NATO. E che cosa fanno tutti i conduttori televisivi italiani, con pochissime eccezioni? Dicono che tutti i torti sono di Putin e tutte le ragioni sono della NATO. Quindi, da un punto di vista sociologico, svolgono la stessa identica funzione, quella di creare consensi intorno alle politiche dei rispettivi governi. C'è un dato statistico che ci fa comprendere quanto il sistema dell'informazione in Italia sia corrotto. La stragrande maggioranza degli italiani è contrario all'invio delle armi in Ucraina, ma il 99% dei conduttori televisivi, il 99% dei direttori dei quotidiani e il 99% degli speaker radiofonici sono favorevoli all'invio delle armi in Ucraina, quindi sono favorevoli alle politiche della Casa Bianca. E questo dato è anomalo, perché tutti questi conduttori televisivi e direttori di giornali ci dovrebbe essere una distribuzione diversa. Se tu in Italia, non so, hai il 60%, dico dei numeri per far capire il mio ragionamento, il 60% o il 70% di italiani che è contrario all'invio delle armi, dovresti avere tanti conduttori televisivi, tanti speaker radiofonici, tanti direttori di giornali che sono contro l'invio delle armi. Invece tu hai il 70% degli italiani che è contrario all'invio delle armi e il 99% dei direttori di giornali, dei conduttori televisivi, degli speaker radiofonici che sono favorevoli all'invio delle armi. E noi sappiamo anche, perché ci sono i video di famosissimi conduttori televisivi, appunto in questi video dicevano: è una follia l'espansione della NATO al confine della Russia, causerà una guerra, e oggi dicono che la colpa è tutta della Russia e che la NATO è un'organizzazione di santi. Ora, come possiamo difendere noi il movimento pacifista da questo attacco così violento, da questo processo di demonizzazione? Quello che sta facendo Michele Santoro è un colpo formidabile e durissimo al Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Libero, Il Giornale e Il Foglio. E voglio spiegarvelo, e voglio spiegarvi perché. Perché essendo uno studioso io devo sempre motivare le affermazioni che faccio, quindi io voglio spiegarvi la ragione per cui è un colpo durissimo a questo attacco contro il movimento pacifista, e cercherò di spiegarvelo attraverso la sociologia fenomenologica, in particolare l'opera La realtà come costruzione sociale. Che cosa ci insegna la sociologia fenomenologica? Ci insegna che il processo di istituzionalizzazione, Santoro sta istituzionalizzando qualcosa, sta dando un corpo, un nome, un volto, un'identità a un movimento disperso, e presentarsi alle elezioni è un processo di istituzionalizzazione. Significa prendere questo popolo disperso e cercare di portarlo dentro le istituzioni, quindi istituzionalizzandolo. La sociologia fenomenologica ci insegna che un processo di istituzionalizzazione è anche un processo di normalizzazione. Noi, grazie a Santoro, oggi i pacifisti sono molto più normali. Oggi infatti vediamo che è molto più difficile demonizzare i pacifisti, perché sta venendo fuori che
che i pacifisti esistono e sta venendo fuori perché si stanno organizzando, si stanno dando un nome, una rappresentanza, una rappresentanza, un nome, un volto. Quindi è molto più difficile dire che esistono i pacifinti o che esistono i corrotti che sono in combutta con il Cremlino. E noi vediamo che questo fenomeno, quindi questa è una buona notizia, in parte sta diminuendo per due ragioni. Uno è perché è in atto questo processo di istituzionalizzazione del movimento pacifista. E l'altro è perché in Ucraina tutto sta andando malissimo. L'Ucraina ha perso la guerra rovinosamente e irrimediabilmente. E su che cosa poggio questa mia affermazione? Su un dato molto semplice. Tutto quello che la NATO poteva dare in termini di armi, di munizioni all'Ucraina, l'ha dato. L'Ucraina ha utilizzato tutte queste armi nella controffensiva che è iniziata il 5 giugno del 2023 e che è terminata all'incirca agli inizi di ottobre del 2023. E utilizzando tutti i soldi della NATO e tutte le armi della NATO, vale a dire Sampti, vale a dire Patriot, vale a dire carri armati Abrams, Challenger, Leopard 2, vale a dire bombe a grappolo, vale a dire missili ATACMS, HIMARS, tutte le armi più sofisticate della NATO, Zelensky le ha ricevute e le ha utilizzate nella controffensiva. E che cosa è stata la controffensiva ucraina? Un fallimento colossale. L'esercito ucraino, come io avevo previsto, si è autodistrutto. Tant'è vero che quando è terminata la controffensiva, Zelensky non aveva conquistato nemmeno un giardinetto pubblico e quel poco che ha conquistato, Robotine, a Zaporizhia, gli è costato un'ecatombe in termini di soldati. Un fallimento colossale. Questo significa che l'Ucraina ha perso la guerra perché continua a combattere per raggiungere un obiettivo che non può raggiungere, vale a dire la liberazione dei territori ucraini. Anzi, si è verificata proprio una delle mie previsioni. Io avevo detto l'Ucraina, per il bene degli ucraini, non deve fare questa controffensiva perché la controffensiva sarà un fallimento colossale e l'Ucraina si esporrà alla controffensiva russa. Esattamente quello che è successo. Zelensky non ha conquistato nulla, ma Putin ha sfondato a Kharkiv. E io l'avevo detto anche in una diretta con Michele Santoro su YouTube, se la cercate la troverete. Io dissi a Santoro, dissi, stiamo sbagliando, la NATO sta sbagliando a colpire Belgorod in Russia da Kharkiv, perché se andrà avanti con il bombardamento del territorio russo, da Kharkiv, da Sumy, su Belgorod, la Russia a un certo punto sfonderà il fronte all'altezza di Kharkiv, creerà una zona cuscinetto oppure cercherà di prendere tutto l'oblast. E la ragione per cui la NATO adesso ha deciso di autorizzare Zelensky a colpire il territorio russo con le armi della NATO è perché la situazione dell'Ucraina è semplicemente disastrosa. E se Putin dovesse prendere Kharkiv, tra Kharkiv e Kiev c'è soltanto un oblast, l'oblast di Poltava, che è sguarnito. Quindi se cade Kharkiv, per Putin è un attimo arrivare a Kiev, anche perché può raggiungere Kiev da varie direzioni, può sfondare nuovamente il fronte dalla Bielorussia e puntare su Kiev, e può puntare su Kiev anche passando attraverso Poltava. E la ragione per cui noi abbiamo dato questa autorizzazione è semplicemente perché noi siamo totalmente disperati. Ora, quello che accadrà, quello che posso immaginare accadrà, non posso dirlo, perché credo che non ci sia altro tempo. Quello che però vorrei dire per riassumere è questo. La strategia della NATO in Ucraina è stata un fallimento totale. L'Ucraina è un paese distrutto, c'è il rischio che venga colpito dalle testate nucleari. Il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Libero, Il Giornale, Il Foglio continuano a non voler fare quello che la stampa dovrebbe fare nelle società libere, constatare i fatti. Dovrebbero dire la strategia della NATO sulla base dell'osservazione empirica è stata un fallimento colossale. C'è un grande lavoro da fare per difendere il movimento pacifista, ma è un lavoro molto difficile, soprattutto se tutti i media, con le dovute
eccezioni sono impegnate a infangare, a diffamare, a insultare il movimento pacifista. Quindi io sono molto contento di essere qui questa sera, di vedere così tanti pacifisti in questa piazza. In realtà devo dire che non ho parlato del libro che ho scritto, il mio ultimo libro, Ucraina-Palestina, il terrorismo di Stato nelle relazioni internazionali, ma è stata una mia scelta, sia perché il libro c'è, quindi è possibile leggerlo, quindi, e volevo dire qualcosa di nuovo, ho voluto sviscerare un tema nuovo che mi appassiona molto e mi sembrava anche un tema molto pertinente con le tematiche sollevate da Michele Santoro. Io vi ringrazio molto e spero di rivedervi presto e vi auguro ogni successo.